Buon pomeriggio, benvenute e benvenuti al secondo appuntamento del ciclo di incontri del Centro Francofurtini. Io sono Niccolò Scaffai, sono l'attuale direttore del centro e desidero ringraziare vivamente la dottoressa Emanuela Carbè, che è collaboratrice del centro e del dipartimento di IFCLAM, che ha curato la preparazione e le comunicazioni relative a questo incontro. Ringrazio il coordinatore del centro, Luca Lenzini, che interviene questa sera anche in veste di relatore e saluto anche tutti i membri del comitato direttivo e scientifico del centro, insieme alla redazione della rivista L'ospite in grato. Alcuni dei redattori sono presenti e saluto anche i direttori emeriti, ne vedo qui almeno uno sullo schermo. I seminari del Centro Fortini sono dedicati ad autori e critici del Novecento, di cui l'archivio custodisce documenti e testimonianze, però la vocazione del centro non è solo quella di conservare questa eredità, ma anche di promuovere iniziative scientifiche e culturali che siano dedicate a valorizzare e situare nella contemporaneità il patrimonio a disposizione. E per questo abbiamo pensato a incontri aperti a colleghi, dottorandi, studenti e in generale al pubblico di interessati. E sono particolarmente contento che l'incontro di oggi si svolga in coincidenza con Bright Night 2020, la notte delle ricercatrici e dei ricercatori, avvenimento a cui il Centro Fortini prende parte. Il primo incontro si è tenuto lo scorso ottobre ed è stato dedicato a Cesare Cases, al laboratorio Faust, curato da Michele Sisto e Roberto Venuti, in occasione del centenario della nascita di Cases. L'incontro di oggi, come sappiamo, è per Vittorio Serè. Non c'è bisogno di sottolineare tanto la centralità di Sereni nella poesia, nella tradizione culturale del Novecento, proprio per evocare anche la titolazione del nostro centro, né c'è bisogno di dire quanta sia l'importanza del dialogo che Sereni ha avuto con Franco Fortini, testimoniato anche da documenti e scritti conservati per l'appunto al centro. Peraltro il carteggio tra i due autori promette di essere un asse centrale del Novecento, come già si capisce dagli studi che ne hanno anticipato e approfondito alcuni temi e aspetti. Questo pomeriggio interverranno quattro esperti dell'opera di Sereni e anche di Fortini, che ringrazio vivamente per aver accettato il nostro invito, e insieme a loro c'è anche Giovanna Sereni, che saluto e che ringrazio. Obiettivo del seminario sarà quello di illustrare le prospettive, i risultati recenti del campo degli studi sereniani, un campo che rappresenta uno dei cantieri più attivi, più vivaci per la ricerca letteraria sul secondo Novecento. Dall'archivio dell'autore e dai fondi correlati continuano a emergere infatti materiali preziosi per l'edizione e il commento delle sue opere, dei suoi carteggi, in cui si intrecciano la figura del poeta che Sereni è stato con il suo ruolo di editore, di critico, oltre che con il suo profilo umano e esistenziale. Proprio le edizioni, i commenti e i carteggi saranno il fulcro del nostro seminario. La prima relatrice che interverrà è Giulia Raboni, che saluto. Giulia Raboni, formatasi a Pavia, è professoressa di filologia italiana all'Università di Parma, è membro del comitato scientifico del Fondo Vittorio Sereni di Luino ed è stata responsabile della direzione operativa del progetto volto alla valorizzazione degli archivi della cultura letteraria del Novecento. E nell'ambito di questo progetto, tra l'altro, oltre ad altri contributi, ha curato la descrizione proprio dell'archivio luinese del poeta a cui noi spesso facciamo riferimento. Giulia Raboni ha dedicato
ha sereni studi fondamentali. Mi limito solo a questa parte della sua attività di bibliografia, naturalmente, per non prendere troppo tempo. Mi riferisco in particolar modo alle edizioni della Tentazione della Prosa, prima raccolta delle prose di Serenia, che con molti inediti. Poi il Carteggio, edito da Feltrinelli nel 2004, Un tacito mistero, il Carteggio con Parronchi, curato insieme a Barbara Colli, e l'Oscar, monumentale, oserei dire, delle poesie e prose, che qui mostro davanti allo schermo, ma ancora più monumentale è la recente riedizione di stampa nei Baobab, e dove appunto l'introduzione alle varie sezioni ha anche accompagnato trascrizioni di inediti nel fondo. Dopo di lei interverrà Clelia Martignoni, che si è formata a Pavia nel Magistero di Dante Isella e in quell'Ateneo, professoressa ordinaria di letteratura italiana contemporanea. Ha presieduto il Centro Studi per la tradizione manoscritta di autori moderni e contemporanei. E è direttrice di strumenti critici dei quaderni dell'ingegnere e fa parte di numerosi comitati scientifici e direttivi, tra cui il già ricordato Fonico di Sereni a Luino. E proprio Sereni è appunto uno degli autori più presenti negli studi di Clelia Martignoni, che gli ha dedicato numerosi saggi. E un'edizione delle poesie commentate a cura sua e di Dante Isella, uscita dapprima dall'editore Nastro e Nastro, e poi nella versione einaudiana. Questa è la prima, credo sia la prima edizione einaudiana che pure teniamo sulla nostra scrivania. E Martignoni ha scritto di recente anche un cospicuo saggio introduttivo al Carteggio Sereni Betocchi, a cura di Bianca Bianchi, uscito nel 18, e proprio di. A partire dai carteggi, ma insomma anche di altre questioni sereniane, ci parlerà questo pomeriggio Martignoni. Michel Cattaneo, formatosi a Siena e in particolare direi proprio tra le mura e le carte del Centro Fortini, ha conseguito il dottorato di ricerca in studi italianistici dell'Università di Pisa sotto la direzione di Stefano Carrai, in cotutela con l'Università di Losanna, dove ho avuto il piacere di averlo. La sua tesi consiste nell'edizione critica e commentata di Composita Solvantur di Fortini, a cui ora Cattaneo sta lavorando in vista di una prossima pubblicazione, ma soprattutto è autore del primo commento integrale agli strumenti umani, che vedrà presto la luce nella collana della Fondazione Bembo, e proprio intorno a questioni legate al commento discuterà questo pomeriggio Michel Cattaneo. E last but not least, Luca Lenzini, che non ha bisogno di presentazioni, siamo a casa sua, anche se è una casa virtuale, siamo appunto al Centro Fortini. Lenzini è il più autorevole studioso di Fortini, con le curatele, tra le altre cose, del Meridiano, dei saggi di epigrammi e dell'Oscar delle poesie. E tra gli interpreti più fini della poesia di Sereni, mi limito qui a ricordare l'antologia di poesie sereniane commentate, Il grande amico, commentate a sua cura, e in un volume recente, Verso la trasparenza, uscito lo scorso anno per Quodlibet. Ma Luca, oltre che dei suoi studi, ci parlerà di un libro molto bello che è uscito da poco. È un libro di Silvia Sereni, Un mondo migliore, che è arricchito ulteriormente dai disegni di Giovanna Sereni, che in parte potremo vedere questo pomeriggio. Credo e spero che Giovanna Sereni vorrà poi prendere la parola per dialogare con Luca e con noi. Nel ringraziare i nostri relatori e tutti i presenti, che vedo numerosi e questo mi fa molto piacere, cominciamo i lavori e do quindi la parola a Giulia Raboni. Grazie.
Grazie Nicolò, grazie a Luca e al Centro Fortini e a Emanuela Carbè per questo invito. Allora, io ho fatto appunto questa edizione del 2013 e da allora è uscita moltissima bibliografia critica e tale da rendere, come giustamente rileva Luca Lenzini nella sua prefazione verso la trasparenza, è ormai una bibliografia a cui si stenta a star dietro e purtroppo dico perché è una bibliografia di altissimo livello, a partire dal libro di Luca appunto del 2019 e ai tanti interventi critici, ricordo solo il volume dedicato agli strumenti umani curato da Giorgia Fioroni del 2015 con letture generali e puntuali di singoli testi della stessa Fioroni, Francesca D'Alessandro, di Nicolò Scaffai, Stefano Carrai, Umberto Motta, e una bella disamina variantistica per categorie correttorie di Fabio Magro e al volume Dall'altra riva, curato sempre da Nicolò con Francesco Diaco, dove c'è anche tra l'altro un bel intervento di Diaco sul carteggio Sereni Fortini. E poi appunto i tanti carteggi su cui non mi fermo, quelli con Betocchi, quelli con Caproni, sono i più importanti perché ne parlerà appunto Clelia Martignoni. Quindi io qualcosa ho letto in effetti, ma però sono testimonianze, sono articoli che non basta leggere, bisognerebbe studiare. E poi ci sono anche tanti altri contributi che credo saranno tutti messi ben a frutto da Michel Cattaneo nel commento agli strumenti umani. Se ho studiato meno Fortini e Sereni, anche perché ero un po' presa da Manzoni, non ho però mai smesso di pensarlo e soprattutto in questo periodo, attraversando a piedi la città deserta tra casa mia e San Siro, non ho mai smesso di pensare alla sua traversata di Milano, al libro di prosa incompiuto, tutto costruito sul filo del ricordo e del ritorno sul passato, senza mai dimenticare il presente. Un presente che adesso è un passato e che è anche la mia infanzia e della quale ora sono scomparse tante, troppe persone che popolavano quella casa meravigliosa e utopica che era via Paravia 37. E dunque mi è venuto da pensare che la lezione di Sereni è in questo momento particolarmente preziosa perché, come mi è già capitato di dire al convegno del 2013, la sua posizione di profonda responsabilizzazione, di presa in carico, per così dire, su se stesso del dramma del fascismo e della guerra, quella sua ostinata volontà di capire e di rivivere anche a distanza per cercare di darne una ragione esistenziale, personale, ma anche allargata e comunitaria, che è la cifra con cui chiude nel 66 e nel 65 il nuovo diario di Algeria, che sarà poi quella degli strumenti umani. È una lezione che dovrebbe insegnarci molto anche adesso, che stiamo attraversando di nuovo una sorta di shock collettivo che dovrebbe portarci a ripensare profondamente le basi su cui avevamo accettato di vivere e che erano già agli occhi di Sereni negli anni 60 i segni di una rimozione dei problemi e di una incapacità di approfittare di quell'esperienza tragica per rifondare su basi diverse la società post-bellica. Penso che magari dei passi, facendo mia l'ipotesi del PIL cultura, potrebbero anche partire dall'archivio Sereni, che potrebbe ispirarsi alle attività dell'archivio Fortini. Per esempio, penso che sarebbe bello se venisse fatta una mostra fotografica sulla Milano del Covid. Immagino che i grandi fotografi o i filmmakers non si siano lasciati sfuggire l'occasione di fare dei bei servizi sulla città deserta, chiamandolo magari la traversata di Milano o un premio per poesie scritte in questo periodo, anche se non subito, perché in questo momento mi pare siamo inondati da un profluvio di libri Covid che per lo più lasceranno il tempo che trovano, ma spero invece che ci sia qualcuno che come Sereni abbia la capacità di elaborare in silenzio, per poi parlare con una voce più alta e più vera di questa esperienza. E ricordo a proposito solo una frase, quella con cui si chiude il male del reticolato, anche se la nostra più lunga fiducia va all'ignoto che tornerà a casa senza preziosi quaderni nel sacco,
osa ancora credere alla pazienza e alla memoria. Quindi questi sono i miei auspici per la ripresa post-Covid. Tornando però a terra e al compito che mi era stato dato di parlare di edizione delle poesie prosa, forse l'unica cosa che posso dire è come è stata fatta la selezione. Ovviamente sono stati inclusi tutti i libri di poesia secondo l'ultima sistemazione d'autore, anche il Musicante di Saint-Merry, quindi le traduzioni scelte, gli immediati dintorni e quindi le opere che a mio parere prevedevano la montatura di La Traversata di Milano, opzione sabato tedesco ovviamente incluse, ma escluse nell'Oscar quella che nel volume La Tentazione della Prosa erano in appendice, cioè i testi inediti, soprattutto La Sconfitta e La Guerra Combattuta Altrove, che come ormai si sa sono stati poi serbatoio per l'accerti di brani successivi dalla cattura l'anno 43, l'anno 45, 26 e anche per la sezione di Prosimetro, il male d'Africa dell'ultima edizione di Diario d'Algeria su cui tornerò. Questo perché se senz'altro Sereni, e lo dichiara spesso, considerava come sua espressione naturale la poesia, e basterebbe approvarlo la felicità di certi versi che nascono e escono con una sorta di razzo gioioso, magari da un meditare più sommesso e più prosastico, come se nelle poesie di Sereni ci fosse sempre un doppio, cosa che in effetti c'è spesso, ma anche quando non c'è, sembra esserci con uno sfasamento tra il Sereni che ragiona in poesia e un altro che lo rimprovera, lo inchioda alla realtà, pure anche nella prosa, secondo me, Sereni ha raggiunto dei livelli altissimi, a mio parere, specie in 26 e nell'opzione, che malgrado gli studi degli ultimi anni sulla prosa non sono stati ancora del tutto riconosciuti. Forse più spazio è stato dato al testo più sperimentale, il sabato tedesco, un po' a scapito degli altri. Dunque io credo che un'altra indicazione possa essere questa: studiare le prose, studiare le varianti che sono molto numerose nel fondo. Io lo avevo fatto in realtà per il volume La Tentazione della Prosa, poi erano troppe e quindi non era possibile pubblicarle e poi le ho perse perché avevo un vecchio computer, quelli del enormi che si usavano alla fine degli anni 80 con i dischetti larghi 20 centimetri, ma appunto i materiali sono ancora lì. Così come lì ci sono delle scatole che adesso sono state descritte con la documentazione della rivista Questo e Altro, che penso sarebbe interessante studiare. Ora, dette queste cose generali e quelle che penso sarebbero le linee principali, torno ora con un po' più di dettaglio su un punto che mi ha sempre molto intrigato, che è quello della ristrutturazione del Diario d'Algeria, su cui ho trovato illuminante e fondamentale il saggio di Lenzini, che io avevo letto nella forma in rivista col titolo Verso la trasparenza e che ora ha ceduto il titolo al libro e ha un titolo secondo me azzeccatissimo per Sereni, L'incrinatura, e che è appunto un articolo molto ricco e molto profondo che tocca dei temi centrali proprio riguardo alla sezione del male d'Africa, sottolineandone l'importanza e anche la coerenza interna in una sorta di cucitura fra il piano sentimentale privato di Dio e quello storico e collettivo del noi. Un'intersezione che sola permette a Sereni di rileggere in maniera conclusiva l'esperienza del diario. Ecco, in questo riassunto, poi naturalmente vi rimando alla lettura dell'articolo di Lenzini, io sono del tutto d'accordo su questa lettura, mi pare che solo con questa aggiunta il diario sia veramente concluso. Che nella riedizione del diario la chiusa non poteva essere via Scarlatti, che inaugurava un discorso nuovo fuori dal perimetro perlomeno esistenziale della guerra per aprire alla nuova realtà cittadina, ma occorreva che fossero chiusi i conti con la realtà di allora, sia pure recuperandoli in chiave di attualità. E la guerra di Algeria del 58 era l'occasione, come poi lo sarà la guerra delle Falkland, per trattare un bilancio insieme esperienziale, privato e collettivo.
Se guardiamo la struttura del primo diario, che è nella slide numero 1, le poesie nella prima edizione, uscita nel 1947 per Vallecchi, vediamo che le 24 poesie del diario d'Algeria sono divise in quattro sezioni. La ragazza d'Atene, diario d'Algeria, vecchi versi a prosa e Erpina, ma se tu manchi. Ora, oltre alla ovvia centralità della seconda sezione, che dal titolo alla raccolta e che si impone per il numero dei testi, risulta anche evidente di primo acchito la sequenzialità cronologica delle prime due, dove in effetti, a parte le prime tre poesie, ma quella incipitaria ha la data nel titolo per riferirmi al 1940, tutti i testi appaiono datati e recensiscono con puntualità gli spostamenti del soldato Sereni. Prima nell'avventura bellica che si concluderà nel 1943 a Pacheco con la cattura da parte dell'esercito americano, quindi nella prigionia africana fino al rimpatrio del 1945. Diversa e meno cogente è invece la ratio delle due restanti sezioni. La prima, vecchi versi a Proserpina, esplicitamente orientata all'indietro, una sorta di appendice della prima raccolta Frontiera, da cui verrà infatti in seguito interamente riassorbita. E l'ultima, Ma se tu manchi, costituita da tre liriche appartenenti a momenti di composizione diversi, ma comunati dalla presenza di un discorso amoroso, rammemorante, altrimenti quasi totalmente assente dal resto della raccolta. Seguendo il percorso cronologico disegnato dalle prime due sezioni, colpisce però nella princeps del diario la rappresentazione ellittica rispetto alla ben più concreta localizzazione e drammatizzazione delle liriche precedenti, riservata all'ultima ma decisiva tappa della guerra, quella avvenuta appunto in Sicilia, con il blando presidio del paese e poi la resa agli alleati, riassunta nella sola poesia di forte suggestione montagliana, Pin Up Girl, dove è allusa dalla presenza di segnali minacciosi, ma soprattutto è affidata al correlativo oggettivo dello sfiorire del ritaglio e dal lessico da disfatta che lo accompagna, le avvezzite edilizie. Il ritaglio triste che si affloscia. Si può insomma ben dire che la prima struttura del diario opera una rimozione di un evento certamente traumatico, con il quale al ritorno della prigionia Sereni non è ancora riuscito a fare i conti e che richiederà in effetti un notevole tempo di elaborazione prima di poter produrre un esito soddisfacente. Sarà infatti soltanto nel 1952 e apparentemente per un motivo di stretta contingenza, cioè la partecipazione a un premio, che Sereni affronterà letterariamente in modo diretto il momento della cattura, scrivendo La sconfitta, rimasto poi, come si è detto, nella sua interezza inedito. Malgrado l'insoddisfazione generale verso il racconto, è chiaro che la sua stesura permette a Sereni un bilancio di quell'esperienza e una declinazione narrativa di un senso di colpa non solo relativo alla mancata partecipazione alla resistenza, ma anche alla, o meglio, a causa della propria ambiguità e inconsapevolezza nell'affrontare la guerra. Così, nella sconfitta, nel passo che vedete nella slide seconda, a proposito del tenente Franchi, alter ego di Sereni nella sconfitta. Ci sembra che gente come Franchi abbia della guerra un'idea, come dire, antiquata, ci vanno con la testa nel sacco, sotto sotto pensano che sia un valore elementare, come altre poche cose nella vita. E che per potersi dire completamente uomini ci si debba passare attraverso. Anche loro giocano alla guerra, come i ragazzi. Se poi ci si annoiano o ci si sporcano, finiscono col lavorare di fantasia, imbastiscono romanzi. Alla fine, se vengono fatti prigionieri, protestano, dicono che loro non c'entravano, che la cosa l'avevano intesa in un altro modo. Anche nella prosa, sempre degli immediati dintorni, cominciava, che vedete nella slide 3, datata 1960. Non la leggo interamente perché non ho tempo, ma leggo soltanto un paragrafo. Cominciavi a renderti conto in concreto di tante cose, le donne, i viaggi, i libri, la città, la poesia. Cominciavi a vivere con pienezza, uscito una buona volta dallo sbalordimento giovanile. Venne la guerra e rovinò ogni cosa. Ti pareva di spiegare così la crisi che colse te e alcuni tuoi coetanei dopo il 45, di ritorno dalla guerra e dalla segregazione, eccetera.
È solo dunque da questo momento, grazie a un'autoanalisi resa pubblica a partire dagli immediati dintorni del 62, Sicilia 43, l'anno 43, e dal racconto La Cattura uscito nella rivista Pirelli del 63, che si impone a Sereni la necessità di una ristrutturazione del diario, che verrà attuata nella riedizione del 65 presso Mondadori. Vedete la nuova diciamo, disposizione del diario d'Algeria nella slide 4. Eliminate del tutto le due sezioni divaganti della Princeps, la prima aggregata appunto alla ristampa di frontiera, la seconda smembrata, riassorbendo due testi in quella centrale, il terzo, Via Scarlatti, aprire la nuova raccolta del 65, gli strumenti umani. Il diario si compatta secondo un impianto molto più coeso e tematicamente connotato, assumendo quella struttura pannello, secondo la bella definizione di Mengaldo, che incornicia la cronaca della prigionia tra l'avventura bellica precedente, la ragazza d'Atene, e il momento della cattura e del ritorno in patria, il male d'Africa, rappresentata nella nuova sezione attraverso un montaggio di testi, tutti, a differenza delle due parti precedenti dove dominava il presente, svolti in tempo passato, in perfetto passato remoto, e datati entro un arco cronologico molto ampio, dal 42 dei frammenti di una sconfitta al 58 del male d'Africa al 43-63 dell'8 settembre. Non è dunque casuale che questa ultima sezione mostri chiarissimi e esibiti segni di discontinuità stilistica dalle due precedenti, tanto nella contaminazione prosastica delle poesie, specie del male d'Africa, del resto a tal punto legata alla stagione successiva della poesia sereniana da essere inclusa anche nella terza raccolta, quanto nella inedita inclusione di brani in prosa, alternati nei frammenti di una sconfitta senza soluzione di continuità alle parti in versi, con allusione cifrata al racconto madre da cui derivano. La sconfitta, appunto, o nel caso dell'ultimo brano, incastonato con maggiore autonomia e con un proprio titolo, Appunti da un sogno, tra le poesie Il male d'Africa e l'8 settembre 43-63. In una coda che dell'esperienza narrata offre una rivisitazione posteriore, primo segno di quella sovrapposizione fra accadimento e ritorno, che costituirà uno degli elementi costanti della produzione del Sereni maturo e nella quale si condensa il tema della continua ripetitività, ma anche della possibile infinita lettura del passato. Al di là di una forma di sperimentazione stilistica, appunto di rottura di un diaframma prosa-poesia, che cade non a caso negli anni 60, dunque in pieno periodo delle neoavanguardie, che soprattutto sta alla base della svolta espressiva degli strumenti umani, la struttura dell'ultima sezione sembra insomma dar voce a un bisogno di chiarimento. Così dice nel Male d'Africa, questo avevo da dire, questo groppo da sciogliere nell'ultimo sussulto di gioventù, questo rospo da sputare, che il prosimetro consente di articolare in una sorta di contrappunto, dove, per dirla con Lenzini, piano evenemenziale, psichico, giocati tra narrazione e commento, si svolgono parallelamente, e grazie al quale l'aspetto privato e affettivo della guerra viene finalmente esibito. Vediamo nella slide 5, sempre un passo della sconfitta, Franchi, se fosse qui, ci direbbe che qualcuno ha penato e anche gioito tra quelle piante e quei muri, che è questo che conta, la vicenda, quale essa è stata, inalienabile, specifica, con caratteri propri. Un uomo va in guerra con un amore, magari disperato d'amore, poi corre rischi, avventure, incontri. Queste cose si intrecciano con altre che la guerra offre o oppone. E quel che risulta dall'intreccio cos'è? È la vicenda e poi la vita di quell'uomo. Mi risulta una costruzione raffinatissima, che riesce insieme a mantenere coeso il discorso analitico delle prose grazie ai legami tematici progressivi tra i tre brani, la donna perduta, la promessa di donna che viene a sostituirla nel sogno, il sogno della fine della guerra, e ad armonizzarla nel macrotesto attraverso i connettori sintattici che li legano ai versi precedenti. Così una donna amata accadeva come dopo certi sogni, ma anche alla struttura bipartita dei testi poetici che nelle rispettive seconde parti slittano dai dati cronachistici, aperti a loro volta a un notevole innesto di temi realistici e prosastici, a un piano personale e di commento simbolico, che transitano verso i brani in prosa, pur omettendo i nessi più diretti presenti nel racconto La Sconfitta, dove l'analogia bellico-sentimentale,
passaggio da un alleato all'altro, come da una donna all'altra, era esplicitamente enunciato. La messa in chiaro nel prosimetro dello stato d'animo dei soldati, denti d'amore, chiude la parte datata indiretta, ma scritta, come si è detto in tempo passato, per aprire a quella della resa dei conti posteriori, il lungo monologo con Gian Siro Ferrata del Male d'Africa, che attesta il trauma d'allora in poi immedicabile del senso di colpa, l'incapacità di una posizione, ma ancor prima di una visione politica, di esclusione, tardi, troppo tardi alla festa, scherniva la turpe gola, troppo tardi, e di sperpero della propria giovinezza. Siamo noi, vuoi capirlo? La nuova gioventù quasi mi gridi in faccia, in credito sull'anagrafe di almeno 10 anni. Ancora una volta glossato e allegorizzato dalla prosa successiva, che ulteriormente ribadisce la paralisi, il sogno di una soluzione apolitica del conflitto e la minacciosa marginalizzazione che ne sarebbe derivata, e che non può quindi che concludersi con un bilancio fallimentare che si prolunga al presente, come il titolo dell'ultima poesia, l'8 settembre 43-63, sta a certificare. È notevole come la ristrutturazione del diario, che provoca tra l'altro contraccolpo il netto taglio di Pin-Up Girl, destituita a questo punto dal suo ruolo e smembrata in due brevi poesie, riveli la necessità di Sereni di affidare la propria confessione non soltanto alle prose coeve, ma di riassorbirla all'interno del discorso poetico, sentito come privilegiato, e rispetto al quale il quadro fornito dal primo diario poteva risultare incompleto, se non addirittura falsificante. In una riscrittura che proprio grazie al prosimetro permette di liberarne la rappresentazione lirica, mantenendone però visibile la impalcatura prosastico-ragionativa. Rinvio però l'articolo di Lenzini per un'analisi molto più puntuale di questo montaggio, per chiudere con un ultimo punto. Resta cioè da chiedersi dove in questa lettura, diciamo così, di aspirazione alla trasparenza, si nasconda un altro tema che nelle prose sulla cattura viene più volte enunciato. Quel sentimento di rancore verso chi, lontano dagli scenari di guerra, si augurava la sconfitta dell'esercito italiano, indifferente alla sorte di chi era esposto alla cattura e alla morte, e che affiora nel tono a tratti aggressivo del Male d'Africa, pur senza ricevere nel diario una tematizzazione esplicita. Così ancora nella sconfitta, vedete nella slide sesta, anche qui non la leggo tutta per non rubare troppo tempo, ma solo la conclusione, e che cosa sarebbero stati i prossimi mattini per loro di lassù? Che cosa mai sarebbero stati di mente rifatta, di spirito giulivo, di finalmente aperti orizzonti? Forse a quel pensiero era insorto il moto di rabbia. Via. Verso quella gioia di loro, prossima a essere pagata con la vita, o quantomeno con umiliazione ed esilio, di lui e degli altri che erano lì attorno. Ora, per questa comprensione di questa parte, credo soccorra più che un'analisi interna, come quella che abbiamo fatto prima, il rapporto con la raccolta poetica maggiore del dopoguerra, La Bufera di Montale, e in particolare con la sezione finale, Conclusioni provvisorie, costituita dalle due poesie, Piccolo Testamento e Il sogno del prigioniero. Non è un caso del resto che proprio un verso, ognuno riconosce i suoi del Piccolo Testamento, dia il titolo a una prosa dedicata a Montale, inclusa negli immediati dintorni solo nell'83, prelevandola però dalla seconda puntata di Una guerra non combattuta, racconto pubblicato a puntate anonimo nel 48 sull'Illustrazione ticinese a firma del tenente X. Così la stesura della rivista, la vedete nella slide 7, anche qua non riesco a leggerla tutta, è l'incontro che Sereni fa con Montale alle Giubbe Rosse poco prima di partire, e vedete la parte evidenziata, che è quella che cadrà poi nella ripresa negli immediati dintorni, dopo la domanda di Montale e la risposta di Sereni: mi irrigidivo sempre più. Oscuramente, ma rabbiosamente, provavo un istinto di difesa verso chi restava con le proprie taciute, trepide speranze di navi affondate, di apparecchi abbattuti, di divisioni frantumate. Sapevo che in quelle speranze, in quell'augurio, era anche la mia sorte era già sacrificata a favore di una causa che non era quella per la quale io, volente o nolente, andavo a combattere. Sapevo tutto questo.
E senza che me lo confessassi, mi irritava il fatto che quell'augurio non si fermassero nemmeno per un attimo a considerare il mio caso, la mia giovinezza, la mia vita. E tanto più reagivo, gettandomi a capofitto nell'idea dell'avventura e dell'esperienza, ostinatamente sordo a ogni domanda che mi salisse dal profondo e che mi fosse rivolta dall'esterno sul perché e sul come di essi. Un rancore, un disagio che verrà in parte attenuato nel brano degli immediati dintorni, quando l'interlocutore assumerà un'identità dichiarata, sostituendo alla protesta del brano precedente una meno esplicita ma pure trasparente ribellione alla condanna delle pedine inconsapevoli delle nuove stanze. Lo vedete nella slide 8, al passo degli immediati dintorni, appunto, che si conclude. Montale mi domanda, e sembra una pura domanda di cortesia, che cosa si dice nell'esercito, cosa voleva che si dicesse? Rommel a Ella alla Main, i tedeschi al Caucaso e al Volga. Sicché, dice, fai giusto in tempo a entrare in Alessandria d'Egitto a passo di parata. Ma nell'esercito come la vedono? Sono imbarazzato una volta di più, so di dispiacergli rispondendogli che nell'esercito la vedono bene. Il che non significa, mi affretto ad aggiungere, che l'asse abbia vinto la guerra. Ma allo specchio storio che acceca le pedine, opporre i tuoi occhi d'acciaio fu il pensiero irresistibile e naturalmente inespresso. Ora, scusatemi, era la slide 9, c'erano le due poesie di Montale. La salvezza 2, rappresentata dall'intervento di Clizia e la sapienza di chi sa e riconosce i suoi, l'orgoglio non era fuga, l'umiltà non era vile. Anche se attenuata nel sogno del prigioniero e rinvio sulle interpretazioni più o meno salvifiche del sogno del prigioniero all'articolo di Nicolò Scaffai, Il mio sogno di te non è finito, questo poteva insomma ben stimolare da parte di Sereni la chiusura implicitamente polemica su un sogno diverso di salvezza collettiva, per quanto posto da un soggetto debole e scisso, nutrito di senso di colpa e destinato allo scacco. Tanto più che il sogno di Montale sembrava a sua volta porsi in antagonismo attivo con la passività del prigioniero Sereni, contrapponendo il suo di Montale, ho suscitato iridi su orizzonti di ragnateli, al ragnatelo tessuto di noia sugli stagni malvagi, resti un sudario d'iridi di una delle poesie più emblematiche del diario che vedete nella slide 12. Il legame tra i versi della poesia montagliana e Solo vera l'estate era stato già notato da Francesca D'Alessandro. Certo, le ragnatele sono un ingrediente abbastanza tipico della rappresentazione della prigionia, così come l'iride è in Montale segnal di clizia e si potrebbe perciò facilmente pensare a una poligenesi. E ancora è vero che l'allegoria montagliana, come sottolinea Scaffai e ancor più Stefano Carrai, rilevandone le possibili ascendenze teatrali, è emblema di una condizione ancor più che storica esistenziale. Resta però l'ambientazione bellica del testo e il rinvio che Sereni poteva, a torto o a ragione, sentire ai propri versi. E in questo senso poteva andare l'uso arcaico del termine maschile ragnatelo, che potrebbe derivare dal dialogo di Torquato Tasso del suo genio familiare di Leopardi, secondo quanto ha notato Anna Dolci, che è già presente appunto in Solo a Vera e l'estate. Peraltro più vicino al passo leopardiano. Non per caso entrambi, e tra l'altro diciamo, questa tessera, ennesima tessera leopardiana, viene a stringere ancora più fortemente il legame fra Solo vera l'estate e l'infinito di Leopardi, su cui non mi fermo perché ho già scritto un articolo che si chiama L'anti-idillio di Sereni, per dimostrare appunto come il modello dell'infinito venga particolarmente a incidere soprattutto nella riscrittura del testo. Dicevo, non per caso, e concludo, entrambi i temi, il rancore, il sogno di una soluzione condivisa, riappariranno accomunati a distanza di anni in una prosa scritta in occasione della guerra delle Falkland. Port Stanley come Trapani, è slide 11. A quell'ora gli amici rimasti nel nord esultavano per la piega che gli eventi andavano prendendo, in accordo con le loro speranze riposte, immemori di me, come ovvio, e della mia sorte. Da lontano li odiavo,
Non i casi della guerra decidevano della mia sorte, ma loro stessi in letizia decidevano di me, al quale, dicendo di capirne lo stato d'animo, in una delle ultime lettere arrivate per miracolo, si augurava buona fortuna nonostante tutto, l'unica possibile allora di salvare la pelle, essendo l'anima duramente fuori discussione. Ma viva Dio, dopo tante che ne abbiamo viste, dopo tante conclamazioni e sconfessioni, dopo tante prediche da così tanti pulpiti, possibile che non maturi un'ispirazione più limpida, più completa, più ricca, più accomunante, più istantaneamente condivisa di quella che non avemmo né avremmo potuto avere noi in Sicilia? Possibile che i tempi non siano ancora maturi per questo, che cioè distrutte le armi per un impulso non dettato dalle norme che i regolamenti militari impongono nell'imminenza di una resa, per un moto simultaneo da entrambe le parti, la gente di laggiù, ossia i singoli, gli uomini mandati allo sbaraglio dai rispettivi governi, rompano la cerchia che li divide, si corrano incontro, si scambino grandi pacche sulle spalle, e magari reciproci festosissimi calci in culo, si abbraccino alla faccia dei loro mandanti britannici e argentini. Non sono che poche migliaia di uomini. Possibile che un'idea del genere non li illumini tutti quanti di colpo? Che perdano questa grande occasione di un esempio da offrire al mondo intero, di questa vittoria sull'assurdo ad opera dell'impensabile divenuto attuale, su questa speranza. Che il mondo intero non perda anche questa occasione, chiudo anch'io il mio intervento. Ma, direbbe Sereni, staremo a vedere. Vi ringrazio. Grazie, grazie Giulia Raboni per aver ricostruito con lucidità, finezza una rete complessa, ma devo dire molto importante e convincente di richiami tra le opere maggiori di Sereni, Montale, la poesia, la prosa e dunque anche in maniera proprio ideale, direi, collegando il proprio intervento ai successivi, nel senso che appunto il lavoro, diciamo, sulla come dire, parallelo su prosa e poesia è sempre illuminante quando si tratta di commentare un testo e farne emergere i significati profondi, come del resto ha mostrato anche adesso Giulia Raboni nel suo intervento. E quindi parleremo di commento. E era particolarmente opportuna anche questa apertura. Mi ha particolarmente interessato la riflessione sulla ristrutturazione, insomma, del diario, sull'aspetto del macrotesto, che, come sappiamo, insomma, è una degli aspetti in cui Sereni mostrava tutta la profondità della propria autocoscienza, ecco, come autore, e proprio da diversi carteggi questo emerge, penso in particolar modo naturalmente al carteggio con Gallo per quanto riguarda la formazione degli strumenti umani, dunque anche sul versante carteggi l'intervento di Giulia Raboni ha in qualche modo aperto una strada. Do quindi su questo tema volentieri la parola a Clelia Martignoni. Grazie. Allora, io partirò appunto dai carteggi, come mi aveva invitato a fare Niccolò Scaffai. Non so bene dove arriverò, mi scuso in partenza, perché non sono molto in forma fisicamente oggi e quindi abbiate pazienza se non sarò, diciamo, all'altezza di questo incontro a cui pure. Che vedo anche molto gremito e a cui pure tenevo tanto. Comunque, i carteggi in Sereni sono un punto, diciamo, di particolare rilievo, perché non solo sono stati editi in quantità molto numerosa e diciamo anche con una continua progressione e crescita, e sono tutti, quasi tutti, di alta qualità, ma perché
sono particolarmente ricchi nei contenuti, in quanto affiancano quasi sempre, diciamo, e questo appartiene evidentemente all'indole del poeta, dello scrittore Sereni, affiancano moltissimi dati, diciamo, utili per gli studi di Sereni, moltissimi dati professionali e di mestiere, con larghissima e generosa condivisione, perché non solo Sereni partecipa del lavoro dell'interlocutore molto attivamente, molto generosamente, ripeto, ma anche condivide con l'interlocutore moltissimi segreti della sua tormentata, come è noto, officina di lavoro. In particolare, i carteggi, poi ne elencherò ovviamente qualcuno, cercherò di elencare la maggior parte di quelli usciti, fittissimi e quasi tutti di grande livello, di grande interesse, i carteggi. Molte volte, quelli più importanti che abbiamo, si soffermano sul periodo di lunghissima incubazione degli strumenti umani, e cioè subito dopo il dopoguerra, dal 45 fino al 65, una lunghissima e tormentata incubazione, durante la quale, come è noto, Sereni soffrì anche molto l'ansia sua propria del silenzio creativo, della non pubblicazione di raccolte, ma di poesie, sia pure di grande livello, importanti, che però uscirono verso la fine degli anni 50, tali da soddisfare la sua, diciamo, difficilissima contentabilità. E Sereni è tanto appunto generoso che condivide dei materiali imperfetti, provvisori, di cui pure è in parte non contento con gli interlocutori. Quindi tra i carteggi più importanti vediamo circolare molte di queste poesie, ancora a uno stadio transitorio, che vengono sottoposte con modestia all'interlocutore, il quale spesso le discute anche con asprezza, nonostante il diverso livello, no? E le diverse competenze, li discute molto criticamente, e questo senza mai suscitare, diciamo, fastidio o irritazione in Sereni, che ringrazia sempre dell'interlocuzione. Ma questo, che è importantissimo, diciamo, per gli studi, importantissimo filologicamente, perché ci consegna a chi è interessato a queste cose e al laboratorio del poeta, parlo soprattutto del poeta in questo senso, perché soprattutto nei carteggi Sereni parla di sé poeta, e questo è pure un dato significativo. Ci consegna materiali appunto di importanza decisiva, che spesso vengono ad allinearsi a quelli già noti, abbozzi, testi ancora incrociati, testi ibridi, testi fortemente provvisori anche nella struttura, come tipico appunto del lavoro di Sereni. Ma non è solo per questo, dicevo, che i carteggi sono importanti. I carteggi contengono anche qualcosa di specialmente umano, no? Un'empatia, una confidenza, uno scambio di emozioni, di esperienze, e anche una quota molto grande di fiducia, che evidentemente
traspare anche nel condividere del lavoro in fieri. E qui io vorrei partire, come ho fatto altre volte in altri, in precedenti scritti, da un'affermazione molto intelligente, molto intensa, naturalmente, niente meno che di Pier Vincenzo Mengaldo, che durante il convegno del 2013, di cui si è già parlato, riferendosi al giudizio di un amico, di un giovane collega di cui non faceva il nome, non ha fatto il nome, ha detto che il collega attribuiva a Montale il ruolo del classico e a Sereni quello del contemporaneo. Perché questa affermazione ci colpisce tanto? Perché ci piace tanto questa definizione, questo aggancio appunto alla contemporaneità? Perché le ragioni della contemporaneità per un autore che è scomparso nel molto lontano 1983, che cosa c'è di ancora così contemporaneo in un autore come Sereni? Forse queste ragioni possiamo chiederci e possiamo ipotizzare, stanno in quella sua scrittura, che è, diciamo, molto anche contrastiva, no? Un timbro, franto, ma insieme anche fuso, un timbro, che ha come cifra quella famosa perplessità di cui parlava, uno degli studiosi maggiori di Sereni. Ho citato Mengaldo e citerò adesso Dante Isella, che ha messo sotto l'editore, no, critico di Sereni, che ha messo tutta la poesia di Sereni sotto l'insegna della perplessità, intendendo questa perplessità in senso molto lato. Non è certo un'incertezza di risultati artistici, bensì è una perplessità esistenziale, ma anche elaborativa, e che è quindi riflessa benissimo all'interno delle carte, no? I processi elaborativi di Sereni, sempre sospesi, sempre intersecati con altre, tra una poesia e l'altra, con i confini indefiniti fino all'ultimo risultato. Ecco, questa perplessità che Isella ha individuato come la cifra identificativa dei Sereni, rispecchiata anche nei propri, dei Sereni, percorsi genetici che gli apparati restituiscono, con quella difficoltà legata naturalmente alla formalizzazione di situazioni molto complesse, ma limpida se uno studioso ci si vuole addentrare, come poi è successo. Ecco, è questo timbro particolare, questa perplessità che contiene sia utopia, sia uno slancio continuo verso l'utopia, sia sfiducia, sia questo ondeggiamento tra passato, presente e futuro, anche un'ipotesi aperta sul futuro, come tra l'altro ha scritto molto bene Luca Lenzini, disegnando, tratteggiando il rapporto complesso e molto produttivo per entrambi tra Franco Fortini e Vittorio Sereni. A questo proposito, aspettiamo con grandissimo desiderio questo carteggio di cui Luca Lenzini ci ha dato
anticipazioni, notizie molto profonde, e abbiamo anche molte lettere stralciate dentro la straordinaria edizione critica di Dante Isella, ma lo aspettiamo con profondo desiderio perché è uno dei carteggi che stanno, diciamo, al centro, no? Evidentemente, del lavoro poetico di Sereni. E Luca Lenzini, parlando appunto del rapporto tra i due, com'è disegnato dal carteggio, ha messo in evidenza come sia Fortini, in questo rapporto, diciamo, anticonvenzionale, è molto proficuo, ripeto, per entrambi, a spingere Sereni verso l'utopia, diciamo, l'ipotesi di un'apertura fiduciaria verso un futuro e anche verso la collettività, leggendo questi segni sia nella spiaggia, sempre nel modo perplesso naturalmente di Sereni, sia nella spiaggia che chiude gli strumenti umani, sia in altro compleanno che chiude pure splendidamente Stella Variabile, che pure, come sappiamo, è la raccolta più negativa di Sereni, ma sempre con questa oscillazione che ne rappresenta il fascino, no? Che ci parla in profondità. Ecco, diciamo, questa scrittura poetica così tormentata e che tuttavia sentiamo amica, riusciamo a sentire amica, riusciamo a percepire come amica, oscura a tratti, ma non cerebrale, esperienziale, fondata nell'esperienza, eppure anche con quello slancio conoscitivo su cui pure si è soffermato con molta attenzione Luca Lenzini. E questa scrittura anche carica di tensione sia sul livello formale sia chiaramente sul livello etico. Ecco, questa scrittura molto densa e ciò che fa percepire, che può far percepire Sereni come un contemporaneo, questa scrittura che, pur essendo così esperienziale, intende l'esperienza non come privata, non soltanto come privata, anzi, l'esperienza privata è spesso non esibita, comunque sottratta a esibizioni e ostentazioni, ma l'esperienza è anche allusivamente, non direttamente, quella storica collettiva di cui appunto ci ha parlato anche prima Giulia Raboni, di cui si può parlare fino alla fine per tutto Sereno, no? Ecco, quindi sono queste modalità poetiche inconfondibili e così seducenti a rendercelo contemporaneo, certamente vicino, contemporaneo, non so. E forse c'è qualcosa di più, no? Che la poesia e la prosa e le lettere stesse con interlocutori appunto di notevole livello o di altissimo livello rivelano. E cioè penso che ci sia anche quella sensazione che nel Sereni, anche più maturo, anche più desolato, l'ultimo sfiduciato, disincantato di Stella Variabile, che accentua questo atteggiamento di disincanto o di gelo o di solido nulla leopardianamente, come ha ben detto appunto Mengaldo, ma è ovviamente in una continuità vitale e profonda con le raccolte precedenti, specie con gli strumenti umani. Ecco, c'è sempre in Sereni qualcosa di giovane, anche
appunto anche nell'angoscia, anche nella sfiducia. E questo tratto della giovinezza ho notato che gli viene rilevato e sottolineato da non suoi interlocutori di lettere. C'è una bellissima lettera di Fortini, appunto riportata in un saggio, in uno dei saggi di Lenzini, quello da sponda a sponda, no? Degli atti del 2013, una bellissima lettera del dicembre del 63, in cui Fortini gli dice che vede in lui, nel fondo di lui, un giovane di 18 o 20 anni che ti somiglia, c'è un giovane che di 18 o 20 anni che ti somiglia, con grazia, eccetera. Non sto a citare l'insieme, anche perché non ho la citazione sott'occhio, Marzolino, li ricordo, però ricordo che anche Betocchi, già Niccolò Scaffani ha citato, in una delle prime lettere del 41, in questo lungo carteggio che si interrompe solo con la morte di Sereni, perché il più anziano Betocchi, maggiore di 14 anni, però vede premorirgli l'amico, in una delle prime lettere, lontano per il suo modesto e attivissimo lavoro di agrimensore, era perito agrimensore, Betocchi, gli scrive a proposito dell'uscita di frontiera. Obiettivamente Sereni era un giovane, no? Era molto giovane, però tra gli elementi di frontiera che Betocchi accoglie con entusiasmo, sottolinea ed enuclea proprio la giovinezza, dicendo con questa espressione, come dire, di sapore arcaico, come erano le corde di Carlo Betocchi, poeta di livello molto alto, che sarebbe molto interessante tornare a studiare, tanto ci sono materiali stupendi al Vieux, gli dice il tuo cuore fanciullo, no? E come è chiaro il cuore di un simile uomo, chiaro è il cuore e il paesaggio, che sono parole che si adattano benissimo alla lacustre, diciamo, frontiera. Ecco, quindi c'è questo aspetto, diciamo, di giovanilità che si conserva in Sereni e che forse corrisponde anche, alimenta quell'empatia che è uno dei tratti connotanti di questi cartoni, che adesso citerò per diciamo, ovviamente, per ancorarmi a qualcosa di concreto, partendo da quello pure molto bello, che è un pochino gemello rispetto a quello di Betocchi, quello con Alessandro Parronchi, un pochino gemello anche per l'arco temporale 1941-1982. Quindi corre in parallelo a quello di Betocchi, e anche questo è un tacito mistero, edito nel 2004 a cura di Barbara Colli e Giulia Raboni per Feltrinelli, e con prefazione di Giovanni Raboni. Ma ce n'erano. Questo lo cito perché è uno di quelli voluti da Isella, così come Isella aveva voluto e messo in cantiere quello con Betocchi,
che è uscito invece pochi anni fa nella collana diretta da Stefano Carrà e da Luca Danzi e da Carlo Caruso, pochi anni fa a cura di Bianca Bianchi. Precedentemente ce n'erano pure di importanti che cito, quello molto ricco con Bertolucci che è del 2004, quello con Piero Chiara che risale invece al 93, quello con Antonia Pozzi del 95, mentre se nell'edizione del 95 delle lettere delle scritture private delle edizioni Capannina, Bocca di Magra, erano usciti dei brani molto interessanti con Giudici e con Fortini, scritture private, era intitolato questo raro volumetto. E poi cito ancora un altro esile, ma molto significativo. Il carteggio sarebbe stato molto caro a Sereni perché era quello con Ferruccio Benzoni e gli amici di Cesenatico, quindi dei giovani. Spesso Sereni aveva anche dei giovani interlocutori, amava molto il rapporto con la giovinezza. E questo è stato edito appunto da Dante Isella sempre nel 2004 per San Marco dei Giustiniani. Poi abbiamo l'importante Conanceschi, quello molto importante Conanceschi, cito l'anno 2013, quello molto importante con Niccolò Gallo, già citato. Che è del 2014 a cura di Stefano Giannini, quello con Bodini, più esiguo ma molto interessante, del 2016. Poi cito anche perché è uscito in rivista, ma è di grande rilievo e tocca proprio l'elaborazione del diario di Algeria con moltissimi dati inediti, che sono stati studiati anche da Giulia Ravoni, un segmento del carteggio con Falqui, curato da Gabriella Palli Baroni, che è uscito su Strumenti Critici nel 2015. Solo un segmento, ma di grande rilievo. E poi, se ne attendono a. No, ne sono usciti molto recentemente, nel 2020, due, uno piuttosto, diciamo, esiguo, ma pure notevole, con Roberto Roversi, a cura di Fabio Moliterni, nel 2020. E quello ben più importante con Giorgio Caproni, anche se a cura di Giuliana Di Febo, anche se le lettere non sono numerosissime, sono solo 77 lettere, però naturalmente i due interlocutori sono di tale rilievo che il carteggio risulta di grandissimo interesse. Si aspetta quello con Char, di cui sono stati anticipati e commentati dei frammenti da Elisa Donzelli in due suoi libri abbastanza recenti, e si aspetta, direi, soprattutto quello che citavamo con Fortini, che entrerà da tutto ciò che sappiamo che è stato anticipato nel cuore veramente del lavoro e di uno dei rapporti più vitali di Sereni, con questo grande antagonista, con un rapporto conflittuale, molto dialettico, ma estremamente importante per entrambi. Vengo ora a, non so,
Sì, non vorrei parlare solo dei carteggi, però volevo citare qualcosa da quello bellissimo con Bettocchi, no? Dove la arcaica e primitivizzante, l'arcaico e primitivizzante realismo di Carlo Bettocchi. In realtà Vince il sogno è uno dei suoi titoli più significativi. Si intona con grande sintonia e grande affettività, con sorprendente affettività, con la natura di Sereni. E questo carteggio, direi, è quello che più colpisce per questa circolazione di empatia, che naturalmente è tanto emotiva quanto intellettuale, non vorrei essere fraintesa, non c'è una circolazione puramente affettiva. Questa circolazione affettiva include sia la storia personale sia la poesia, che entrambi vivono come un'esperienza antiletteraria, mai separata e come un'esperienza primaria, no? Quindi c'è una grande sintonia anche in questo. Ci sono anche incomprensioni, stizze reciproche, come avviene appunto in un legame ormai collaudata, ma c'è questa intensa comunicazione affettiva da parte del vecchio ma vivacissimo Bettocchi e da parte del più giovane e molto intenso Sereni. Vorrei leggere appunto qualche passo. Ad esempio, quando Sereni manda gli strumenti, dicevo, l'amico esprime simpatia, affetto, eccetera, ma si capisce che l'ormai anziano Bettocchi, provato personalmente dal tragico lutto della perdita della moglie, l'anziano Bettocchi non è in sintonia con gli strumenti umani, che in una lettera a Caproni definisce una poesia tutta votata alla Milano Industria, evidentemente senza capirne la profonda, la più profonda ricchezza e che cosa significasse allora parlare della Milano Industria. Sereni, però, che ha un'acutissima sensibilità e vulnerabilità, scrive, qui leggo un passo, stralcerò un passo. Si direbbe che hai nostalgia di come ero io una volta, o potevo apparirti, quasi uno strazio caritatevole, quell'io di frontiera, quell'io di frontiera o del diario di Algeria, che parlava di più a Bettocchi, quasi uno strazio caritatevole verso uno che non si sa se considerare perduto a che cosa, o duramente messo alla prova. Semmai potrei dolermi che tu non ti sia soffermato su questa o quella poesia degli strumenti che direttamente ha avuto il tuo consenso anticipategli in quegli scambi così generosi che dicevamo, e che abbia voluto far risalire al peso del lavoro quotidiano, il duro lavoro nell'industria che così poco Sereni amava, alla mia condizione industriale,
quanto c'è indubbiamente nel libro di doloroso e di non diversamente riscattato. Ma detto questo, devo aggiungere subito che questo è un nuovo e bellissimo capitolo nella storia della nostra amicizia, che queste sono le testimonianze che contano, compreso il tuo rammarico che non so vedere altro che come un segno dell'intensità fraterna della tua lettera. Rimando il resto del discorso ad altre notizie, per usare un tuo vecchio termine, parafrasando appunto un titolo betocchiano, semmai ce ne saranno. Non dico che saranno più consolanti, ma dovrebbero più portare più avanti il discorso cominciato tra noi tanti anni fa. Cioè, Serene sa cogliere anche la non piena comprensione di Betocchi, no? Il dissenso lo sa cogliere con una affettuosità, diciamo, molto generosa. Ecco. Ricordo altre parole di Vittorio Sereni, di una lettera molto precedente, del 17 settembre 1955, dove quest'uomo, no, tra l'altro così restio, così riservato, si lascia andare a una, come dire, un'espressione affettiva di grande, intensità. Ti vedrò presto, me lo auguro. Vorrei che tu continuassi. 1955, Sereni era poeticamente in crisi, in quegli anni, perché non riusciva, diciamo, a dare forma al suo terzo libro. Vorrei che tu continuassi a sperare qualcosa da me, una qualunque cosa, non importa quale. Ti abbraccio. Queste, secondo me, sono parole molto belle, di grande intensità. Ecco, allora mi avvio verso la conclusione e vorrei però ritornare a quel discorso della perplessità da cui ero partita e che è la sigla su cui Dante isella, una sigla molto mobile su cui Dante isella racchiude la poesia di Sereni. Dante isella aggiunge anche. Io ho cercato di lavorare un po' e continuerò, diciamo, a lavorarci perché mi sembra un punto estremamente importante che ci rappresenta anche la contemporaneità del poeta. Isella dice anche che su tutto il lavoro di Sereni si potrebbe mettere il cartellino di lavori in corso, no? E lavori in corso ha una ricorrenza molto significativa in Sereni che usa questo sintagma come titolo di ben due plaquette poetiche degli anni 60, quando nella seconda metà degli anni 60, finiti editi gli strumenti umani, si prepara verso una, diciamo, successiva esperienza poetica. E lavori in corso intitola Due plaquette e, come sapete tutti, intitola anche una poesia bellissima di Stella Variabile, che però è datata 67, quindi tutti negli stessi anni. Ma l'emblema, non mi soffermo perché appunto sto chiudendo, l'emblema più forte di questi lavori in corso, di questo lavoro continuamente provvisorio, continuamente rilanciato, con uno statuto incerto, ma da cui esce una splendida poesia, da cui esce splendidamente la poesia, è un album, il Quaderno B, conservato appunto nei meravigliosi archivi Sereni di Luino che vorremmo vedere valorizzati al massimo come fatte con quelli di Fortini,
un quaderno con fogli colorati, quaderno B appunto, così siglato archivisticamente, con fogli colorati, con una e fogli di colori diversi, dove Sereni appunta blocchi o gruppi diversi, diversi di varia estensione, come in una specie di magazzino di riserva di materiali che possono essere usati e trasmigrare all'occorrenza, diciamo, dentro i suoi testi. E questo direi su cui si sofferma Isella e che so, ricordo anche da conversazioni private quanto fosse caro ad Isella questo quaderno, ciò che rappresentava, è proprio l'emblema di quella magnetica provvisorietà lanciata verso il futuro in modo un po' indefinito della poesia di Sereni e che attrae anche nei suoi carteggi. Grazie, scusate se l'ho fatta lunga. Grazie. Grazie, grazie a te Clelia che hai presentato molto bene il panorama ampio, appunto il grande cantiere dei carteggi di Sereni, estraendone anche non solo dati testuali, ma anche proprio gli animi. Ecco, perché una delle cose che colpiscono leggendo i carteggi di Sereni, anche a confronto con i carteggi di altri poeti importanti, penso in particolar modo a quelli di Montale. Ecco, mentre un autore come Montale, quando scrive lettere spesso bellissime, però è come se portasse sempre la voce in falsetto, assume delle maschere, spesso anche linguistiche, ma non solo, a seconda dell'interlocutore o dell'interlocutrice. Quelle di Sereni non sono mai così, cioè la postura, ecco, del Sereni poeta e del Sereni epistolografo sono complanari, insomma, sono molto, molto vicine, naturalmente, insomma, la differenza dei generi, anche insomma, sono lettere molto così di servizio, ma quando sono lettere amicali, per esempio, come quelle bellissime, come Pocchi, in effetti, è il carteggio forse di quelli usciti negli ultimi anni, e forse è quello più bello da questo punto di vista, e si apprezza anche. E appunto poi naturalmente attendiamo quello con Fortini e non l'ho fatto prima, lo faccio adesso, proprio perché siamo partiti da Sereni e Fortini e da quella foto così emblematica che abbiamo scelto per questa locandina e per così pubblicizzare questo incontro. E vorrei ringraziare, approfittarne per ringraziare l'autrice di questa foto che è qui con noi, Giovanna Borgese, che saluto e che ringrazio per averci anche così dato questo ritratto, queste espressioni così intense che ormai fanno parte proprio del nostro modo di immaginare e vedere i due autori in dialogo e a confronto. Non rubo altro tempo ai relatori, do quindi volentieri la parola a Michel Cattaneo. Sì, buonasera a tutte e a tutti. Ringrazio Niccolò Scaffai e il Centro Fortini per l'invito. Io proverò a dire qualcosa sulle questioni che un commento agli strumenti umani pone e su come in relazione ad esse ho lavorato, sto lavorando, perché per usare la formula cara Sereni che abbiamo appena ricordato, si tratta ancora di un lavoro in corso che era nato come tesi magistrale diretta da Stefano Carrai. Data la sede, mi fa piacere partire con parole di Franco Fortini. Scrivendo degli strumenti umani alla loro uscita, Fortini diceva che per dare torto a questi versi non ci sarebbe voluto nulla di meno di una trasformazione della vita sociale che per un certo tempo li avesse resi incomprensibili o muti. Commentare gli strumenti umani a più di 50 anni da allora può significare cercare quei versi di mantenerli comprensibili e di non smettere di farli parlare al lettore odierno. Ma se questo è l'obiettivo che ci si pone, ci si trova subito a fronteggiare un problema in prima persona che già Fortini rilevava dicendo che testi meno afferrabili di quelli degli strumenti è difficile trovarne.
Come si procede dunque per il commento? A fornire, se non delle indicazioni vere e proprie, però dei segnali, degli indizi per impostare un commento, naturalmente è il libro stesso. La prima edizione degli strumenti si chiude con una nota, la prima immagine con questa nota. Benché si tratti di un testo ideografo, rappresenta di fatto una guida d'autore, o si può leggere come una guida d'autore alla lettura della raccolta. Infatti, a scriverla fu Niccolò Gallo, ma ricalcandola letteralmente sulle parole di una nota più lunga di Sereni, che è quella che Giulia Raboni ha pubblicato nell'Oscar di Sereni, sulla quale tornerò. Non leggo questa nota, ma riassumo due punti principali. Sui quali, insomma, Sereni si sofferma. Il primo è relativo alla cronologia, ma nel profondo riguarda la genesi del libro, o meglio, il processo creativo che ne sta alla base. Il secondo punto, l'ultimo paragrafo, riguarda invece un particolare tipo di intertestualità. Ora, naturalmente, un commento deve provvedere, insomma, a tenere insieme vari livelli, a partire dalla spiegazione letteraria, dalla preoccuparsi della lontananza figurale, linguistica, del testo, analizzare la stilistica dell'autore, ma questi punti fissati da Sereni, sono determinanti in particolare per gli strumenti, e quindi mi concentrerei su questi. Quando, sempre nella prima immagine, Sereni parla di modifiche aggiunte, di deviazioni e articolazioni successive, dilatazioni e rarefazioni offerte o suggerite, quando non imposte, dall'esistenza, dal caso, dalla disposizione dell'ora, non ci sta parlando d'altro che del suo modo di fare poesia. Sereni, di fatto, qui rivendica, come ci ricordava proprio adesso Clelia Martignoni, il radicamento della sua poesia nell'esistenza. O meglio, nell'esperienza, appunto, per usare un termine della filosofia fenomenologica, dalla quale una concezione del genere deriva Sereni, che si era formato alla scuola di Antonio Banti. E quindi è a partire dal vissuto, dall'esperienza, dall'esistenza, che muove la poesia degli strumenti, ma di questo vissuto, ci dice Sereni in tante sedi, ma soprattutto nella versione lunga della nota, che è la seconda immagine. Questa è la settima pagina, la settima carta della versione lunga. Sì. Ecco, qua Sereni parla, dice che di questo vissuto fanno parte ferite, ustioni, graffi dell'esistenza, urticazioni, ma anche fatti che stanno al di fuori di lui, magari fatti pubblici, pubbliche passioni, discorsi di altri, opinioni che sono nell'aria. E se ci rifacciamo anche a un altro testo fondamentale per capire come lavorasse Sereni, cioè il lavoro del poeta, sappiamo che di questo vissuto naturalmente possono far parte anche letture. Sereni dice letture di una pagina aperta a caso piuttosto che di un libro intero. Ora, questi spunti che latamente autobiografici che Sereni chiama materiali da costruzione in questa nota lunga, vengono sottoposti a maturazione, come dice la nota della prima edizione, e a elaborazione, in un modo tale per cui tra lo spunto biografico iniziale e il testo finale, opera infine uno scarto, in molti casi irriducibile. È in questo scarto che, se vogliamo, si situa qualcosa del segreto della poesia di Sereni e naturalmente anche la sua difficoltà che chi commenta il libro deve provare a superare. Da tale punto di vista, allora, risalire per quanto possibile ai materiali da costruzione di cui parla Sereni, può aiutare a cogliere il senso di alcuni elementi che da quei materiali dipendono e anche a collocare nella giusta prospettiva l'edificio della poesia nel suo complesso. Nonché ad apprezzare il lavoro di architettura, ma forse vista l'immagine, si potrebbe dire di raffinatissima muratura che nelle sue poesie Sereni mette in atto. Un esempio di questo metodo d'autore si può vedere in una visita in fabbrica, che è l'immagine successiva, questa è la prima parte del poemetto in cinque parti che rappresenta la seconda sezione degli strumenti.
E anzi, una visita in fabbrica si presta tanto meglio a essere un caso esemplificativo di quel metodo, quantomeno quel metodo qui ha funzionato. Sereni, lo sappiamo, nutriva un forte scontento per la poesia, e motivato in ultima istanza proprio dal fatto che riteneva i materiali da costruzione non a sufficienza amalgamati in una visita in fabbrica. E quindi forse per questo motivo qualcuno di questi materiali si riesce a cogliere bene nella poesia. Una visita in fabbrica esce nel 61 sul numero 4 del Menabò, quello interamente dedicato a industria e letteratura, e in estrema sintesi parla della visita che il soggetto poetante compie incontrando gli operai, interrogandosi sul senso dei macchinari a una fabbrica, sempre più poi trasfigurata fino al finale in senso negativo, dantesco, come asettico inferno. Lo stabilimento, che però se ne menti è uno preciso, perché si tratta dello stabilimento milanese da Pirelli, che al tempo sorgeva nel quartiere della Bicocca di Milano, appunto, e questo non è un dato secondario perché la ragion d'essere della visita in fabbrica e il suo sedimentato autobiografico stanno proprio nell'esperienza vissuta da Sereni nell'ufficio stampa e propaganda della Pirelli, e a questo alludono le date che 1952-1958 che il testo riporta sia in rivista sia nel volume. Ma se questo è il contesto generale da cui nasce una visita in fabbrica, ai versi 3-6 della prima parte, che sono quelli che adesso ci interessano, l'accenno è ancora più circoscritto. Non dunque tutte spente erano le sirene, volevano i padroni un tempo tutto muto sui quartieri di pena, ne hanno ora vanto della pubblica quiete. Sereni fa qui riferimento, e lo sappiamo da molti suoi autocommenti preziosi, ha un fatto di cronaca, o meglio una particolare legislazione, per cui in un certo giro di aziende, lo dice Sereni, si era deciso di far tacere le sirene per motivi di pubblica quiete, appunto, per appunto, mantenere il silenzio nei quartieri, nell'abitato circostante la fabbrica. Quello che il commento può fare in merito a questi versi, ma soprattutto nella parte del cappello introduttivo, è provare a risalire al materiale da costruzione, a precisare quel contesto, prendere questo segnale extratestuale e vedere dove rimanda. Si può scoprire così che il provvedimento di cui parla Sereni risale al 1954. C'è un articolo, è la quarta immagine, sul Corriere della Sera, sulla pagina milanese del 14 settembre del 1954. Proposta per le fabbriche l'abolizione delle sirene, che informa proprio del provvedimento di cui parla Sereni. E però già questo primo articolo ci dà un dato interessante, comunque utile, perché offre una datazione più precisa, o quantomeno un termine, insomma, postquem per l'avvio della scrittura di una visita in fabbrica, e soprattutto ci dà un fotogramma di quel modo di lavorare di Sereni. Cioè, è soltanto la cronaca casuale, il caso di cronaca del 54 a offrirgli l'angolatura più congeniale per iniziare a dare forma all'esperienza che già maturava da 2 anni alla Pirelli. Sul Corriere della Sera di 2 settimane dopo, l'immagine successiva, c'è un trafiletto che informa semplicemente che il Consiglio Comunale ha approvato la proposta della Giunta. Ma più interessante è un articolo che esce il giorno successivo sul Corriere di Informazione, che è l'immagine seguente, sul Corriere di Informazione, nella rubrica Dialoghi col lettore, la seconda parte, ma non è un rumore, ha al centro esattamente questo argomento, l'abolizione delle sirene. La rubrica è tenuta da Giovanni Mosca, una firma storica che al momento era critico teatrale e cinematografico della testata che fa parte a pieno titolo, diciamo così, del retroterra culturale di Sereni, perché Sereni stesso vi pubblicherà 2 poesie, Bologna 42, poi Diario Bolognese nel secondo diario di Algeria e una prima versione di Nel Sonno. Ora, in questo articolo il lettore scrive lamentandosi del fatto che, nonostante i provvedimenti
sirene continuino a suonare. E la risposta di Mosca è interessante, non la leggo perché è abbastanza lunga, ma in queste righe si intravede nitidamente la Milano di Sereni, e in particolare quella degli strumenti. Mosca parla di babele di voci, di gridi, di colpi, di fischi, di scoppi, di clamori, di urli, di stridi e di boati, sovrastati tutti di quando in quando dall'assordante sferragliare dei tram municipali. E questa è la stessa Milano, per citare una sola poesia, di Nel sonno, se si pensa alla seconda parte, versi 6-8, sceso all'incrocio un manovratore, lavora lo scambio con la sua spranga, riavvia giorni e rumore. Il manovratore naturalmente è quello del tram. Ma è con una visita in fabbrica che questo testo, naturalmente accentuati anche dal fatto che il referente extratestuale è lo stesso, presenta molti punti di contatto. Nella immagine successiva li ho riportati, non so se si legge pienamente, ma ci sono molti punti che vengono ripresi. E in sintesi di massima, Sereni ribalta punto per punto, seguendone anche la progressione, l'argomentazione che è un po' paternalistica e anche molto ottimistica nei confronti delle fabbriche, del pezzo giornalistico. Faccio solo un esempio, l'ultimo. L'articolo parla a proposito della sirena di fabbrica, di sola voce che infondesse speranza. In una visita in fabbrica, Sereni dice che la sirena insiste che conta più della speranza l'ira e più dell'ira la chiarezza. Poi c'è un accenno al pane, che richiama quelle lieti del pane che solamente sveglia Sadamaro, un riferimento al benessere. Quindi ci sono alcune appunto tracce lessicali, ma naturalmente questo articolo non è una fonte. Questo articolo è esattamente un materiale da costruzione, è il discorso di altri, l'opinione che era nell'aria, la pagina aperta a caso, letteralmente. Ritrovarla consente innanzitutto di misurare l'inclusività dello spazio poetico di Sereni, per dirla con una formula di Giovanni Raboni, cioè il modo in cui Sereni allarga il discorso lirico tradizionale a le voci spesso contraddittorie della contemporaneità. Ma poi consente anche di leggere, tornare a leggere la poesia nel suo contesto, un contesto socialmente, storicamente individuabile, queste sono parole di Sereni dal silenzio creativo, che è il contesto dal quale Sereni teneva emergessero le sue poesie. Vengo al secondo punto indicato dalla nota, quello relativo all'intertestualità, un commento soprattutto nelle note. Deve districarsi tra i vari gradi di parentela, di rapporti intertestuali, modelli, memorie involontarie, reminiscenze, cercando di non sommergere naturalmente il testo di rinvii che non abbiano una diretta implicazione con l'interpretazione del componimento. Ma Sereni comunque non parla di intertestualità in generale, ma parla di un caso preciso, perché dice versi o frasi di autori che lui incastona nel suo discorso poetico, sono di fatto delle appropriazioni, cioè delle frasi che lui inserisce o fa riferire da un personaggio nelle poesie o da un locutore anonimo. Ed è Sereni che in Stella Variabile, a proposito di Stella Variabile, parla proprio di questo modulo come di appropriazioni. Sereni poi dice nella nota, debitamente, appare superfluo indicarli questi riferimenti e tanto più sottolinearne il senso e il fine, ma naturalmente non è superfluo per il commentatore farlo, sia sul piano generale, sia su quello locale. Sul piano generale queste citazioni altro non sono che un'altra volta materiali da costruzione. Tessere provenienti non più dal contesto sociale, ma da quello più strettamente letterario, culturale dell'autore, che vengono inserite nel testo per allargarne la polifonia. Mentre più complessa è la questione sul piano locale e di volta in volta diversa. Un caso di appropriazione, piuttosto noto, si dà in intervista a un suicida, nell'immagine successiva, ho riportato alcuni versi. Come è noto, nella poesia in estrema sintesi avviene questo: mentre il soggetto poetante torna a lui, nel paese natale, per recarsi a un funerale di un uomo morto suicida, si imbatte, secondo il modulo della sezione ultima degli strumenti, apparizioni e incontri, nell'anima del suicida.
intrattiene un dialogo con l'anima, l'intervista appunto, e il suicida per scheggia, se ne parla di simulacri, gli riferisce frammenti della sua vita, tra le altre cose di una, diciamo così, una ferita bellica, un trauma cruento e anche di un matrimonio infelice. Al verso 31, proprio parlando della moglie, l'anima dice, virgolettato, mia donna venne a me di Val di Pado. Questo è un verso celebre della commedia, proferito in Paradiso 15, il verso 137 da Cacciaguida, nel informare Dante, personaggio, sui suoi natali. Ma Cacciaguida è, sappiamo, un avo, l'antenato di Dante. Ora, il commentatore non dovrebbe limitarsi a indicare la provenienza, ma a interrogarsi appunto sul senso. Per esempio, una connotazione del personaggio del suicida come antenato potrebbe avere qualche senso, un qualche significato? Vediamo cosa sappiamo di più della poesia. Sappiamo da Sereni che lo spunto è del 36. Ora, se per spunto intendessimo la notizia di una morte, le date potrebbero tornare, cioè potrebbero, non necessariamente, ma potrebbero collocare la vicenda trasfigurata nel componimento. Potrebbe essere quella di nuovo di una generazione precedente a quella di Sereni. Anche il testo sembra autorizzare in questa direzione, perché al verso 25, la carretta degli arsi da lanciafiamme, che appunto è dove viene condensata la ferita bellica, la ferita così cruenta dell'anima, questo verso spesso, sempre, è stato riferito alla Seconda Guerra Mondiale. Però non so, faccio notare che il lanciafiamme, che pure venne usato nella Seconda Guerra Mondiale, fu soprattutto la tremenda innovazione bellica della Prima Guerra Mondiale. La lezione originaria del verso era la carretta degli arsi vivi dei gasati. Mi chiedo se non sia possibile che la variante miri proprio ad evitare confusione con la Seconda Guerra Mondiale, cui i gasati, che pure ci furono anche nella prima, avrebbe rimandato, perché è altrove che Sereni parla della Seconda Guerra Mondiale, il solo riferimento al lanciafiamme rischia forse di fare, evita confusione. Per cercare qualche ulteriore appiglio a questa possibile lettura, si può guardare naturalmente, come si diceva prima, alle prose narrative di Sereni, che si collocano negli immediati dintorni appunto della poesia, svelandone spesso le occasioni, o anzi fornendo materiali da costruzione per l'appunto alla poesia. Se noi prendiamo gli immediati dintorni, c'è un brano, Il tempo delle fiamme nere, che rievoca il clima che si respirava a Luino all'avvento del fascismo. In questo brano c'è un personaggio la cui vicenda è compatibile in qualche misura con quella del suicida e che avvalorerebbe la tesi dell'antenato, del parente, diciamo così, del personaggio, insomma, del parente. Perché nel tempo delle fiamme nere al centro c'è la figura dello zio del narratore, che avrebbe come modello di eleganza il Kaiser Guglielmone, quindi esattamente l'immaginario della prima. Scritte nel brano con parole forse anche sovrapponibili ad alcune immagini dell'intervista a un suicida, e appare poi la figura della moglie, una moglie, scrive Sereni, chiusa nella sua indolenza, vuota di sentimenti. Si profila quindi da tanti punti di vista una situazione simile a quella del personaggio di intervista a un suicida. Ma se questa caratterizzazione come antenato può reggere, qual è il suo fine? Forse si tratta di un fine strutturale, perché se passiamo o comunque di un fine anche strutturale, se passiamo all'immagine successiva, vediamo che questo è l'indice delle prime bozze, le bozze in colonna degli strumenti umani. Nel progetto originario della sezione Apparizioni e Incontri, non so se si legge benissimo, ma l'intervista a un suicida seguiva, come nel libro ancora sulla strada di Creva, che si intitolava Ancora poteva essere, ma era preceduta da una prima versione del muro che
che ancora non contemplava riferimento al padre, ma era già nell'idea di Sereni allargare questa poesia. Per conseguenza, si profilava in Intervista a un suicida, farebbe fa di fatto tuttora parte di un ideale trittico familiare, diciamo così, di personaggi, di antenati, cioè il padre, figura centrale del muro, il personaggio della nonna di Ancora sulla strada di Creva, e appunto l'antenato, il personaggio di antenato di Intervista a un suicida. Quindi in questo caso, appunto, questo è quello che può fare il commento: spiegare il riferimento intertestuale ha orientato l'interpretazione del componimento e anche aperto a una considerazione più generale sulla struttura della raccolta, sulla quale, insomma, si potrebbe anche continuare sulla presenza dei trittici, a questo punto, che sarebbero tre. Quello che apre di fatto il libro, Comunicazione interrotta al tempo provvisorio, La Repubblica, e poi il grande affresco sul dopoguerra europea rappresentato dai tre tempi dall'Olanda. Accenno rapidamente a un ultimo punto. Non ho parlato quasi per niente di un aspetto che invece è fondamentale per commentare un poeta, e soprattutto un poeta del Novecento, e cioè la ricognizione sulle carte. Non ne ho parlato perché, come ci ricordava adesso Clelia Martignoni, noi per Sereni disponiamo dell'edizione critica di Dantisella, che è una risorsa inesauribile. Tornare sulle carte dell'autore, però, è sempre utile, e per quanto riguarda gli strumenti, tra i materiali non ammessi da Isella nell'edizione, che si possono trovare all'archivio, c'è in particolare un incartamento molto interessante, si vede nell'immagine successiva, che consente di ricostruire di fatto la storia o preistoria genetica del titolo. Questi cartigli che compongono il dossier dicono molte cose. Innanzitutto ci fanno vedere da un altro punto di vista quanto lungo e faticoso sia stato l'allestimento degli strumenti, durante il quale, come sappiamo, combattere costantemente col suo silenzio creativo. Ci dice che altrettanto difficile, a differenza di quanto Sereni dice in alcune interviste, è stata la scelta del titolo, e poi naturalmente consente, nell'ottica del commento, di risalire meglio ad alcuni nuclei tematici che avevano avuto la dignità di essere elevati al titolo e sono evidentemente più sacrificati con il titolo definitivo. Passo in rassegna, chiudendo, solo due delle carte più notevoli. Questa è una lettera che, sulla base di elementi interni e materiali, ma soprattutto con la conferma di Giulia Raboni, che ringrazio, è stato possibile attribuire a Giovanni Raboni, e è una testimonianza straordinaria di un vivissimo coinvolgimento del giovane Raboni nell'officina degli strumenti, coinvolgimento sul quale, anche per chi studia Raboni, si dovrebbe forse, ecco, riflettere in sede critica. C'è poi la carta all'immagine successiva, che è l'ultima carta del dossier, dove Sereni compie letteralmente lo spoglio finale per il titolo. Potete vedere che a fianco ad alcuni titoli c'è soltanto una X, alcuni hanno l'asterisco, e soltanto gli strumenti umani inseriti nell'interlinea presentano due asterischi. Poi, appunto, la vicenda è più complessa di così, ma tra questi titoli presenti sull'ultima carta, uno dei più curiosi e interessanti è il terz'ultimo, A cominciare dal presente. Questo titolo è particolarmente significativo perché A cominciare dal presente è anche il titolo di uno scritto di Enzo Paci uscito sul primo numero di Questo e Altro. Nell'immagine successiva c'è insomma, lo scritto, che rappresenta di fatto un distillato di strumenti. La nota di cui si parlava all'inizio, quella lunga, presenta tantissimi punti di contatto con questo scritto, nel quale, per fare solo un altro esempio, come male del tempo, insomma, contemporaneo, capitalistico, viene indicata la ripetizione. Paci, poi, che era in stretti rapporti con Sereni, parla anche, in un passo, del linguaggio dello scrittore del tempo neocapitalistico, che non si fondi sull'esperienza, definendolo strumento artificiale. Ora, che
un titolo proveniente da questo scritto sia così vicino sulla stessa carta al titolo finale, gli strumenti umani, questi strumenti artificiali e di contro gli strumenti umani, forse qualcosa vorrà dire. E aggiungo però in coda che tra queste risonanze, che sono tante, che animano il titolo finale, non è da escludere che abbia pesato anche qui una lettura, come era appunto per una visita in fabbrica, una lettura di Sereni. Non è da escludere che Sereni, nel convalidare finalmente il titolo, abbia pensato anche a uno scritto di un altro amico di Solmi, di Sergio Solmi, che scrivendo di Rimbaud definiva la poesia strumento umano e tragico della vita. E quindi ecco, anche questa risonanza rientra nel titolo ed è un po', se vogliamo, come se nel dare finalmente alle stampe un libro covato nel silenzio, in un silenzio ventennale, Sereni ritrovasse fin proprio dai significati profondi del titolo la via per la poesia, strumento umano e tragico della vita, cercata tanto a lungo. Grazie. Grazie, grazie Michel. Grazie Michel per questa esposizione molto, molto convincente, ecco, che proprio ci porta dentro la pratica del commento e anche, come dire, ci dà risultati nuove. Insomma, queste osservazioni sul titolo sono molto, molto importanti, inedite e mostrano come ancora appunto. Ritornando a contatto con delle carte, con un archivio così ricco, anche così complesso, si possano tirar fuori ancora delle pepite di grande valore come stai facendo tu. Grazie, quindi ancora complimenti e auguri per il prosieguo del lavoro, ma un lavoro ormai in sostanza in uscita. E quindi con grande piacere. E adesso ascoltiamo l'amico Luca Lenzini. Grazie Nicolò, mi fa molto piacere intervenire a questa occasione sereniana e ringrazio Giulia e Clelia per le citazioni generose del mio lavoro. Devo dire che il mio lavoro presuppone il loro lavoro, è andato, credo, di pari passo. Insomma, noi siamo in qualche modo parte di una combriccola di sereniani che negli anni si sono, credo, letti e hanno alimentati del lavoro reciprocamente. Insomma, siamo, come dire, abbiamo avuto dei maestri, Fortini, Isella, Mengada, eccetera, ognuno poi ha cercato il proprio percorso, ma in dialogo, ecco, credo che questo continuerà anche ora e dopo, insomma, quindi grazie per questo. Ora l'ora è tarda, io cercherò di stare all'essenziale, però ci tengo molto stasera a parlare di un libro sereniano, ma che non è di Vittorio Sereni, bensì di Silvia Sereni, di Silvia ma anche di Giovanna Sereni che ne ha fatto i disegni che accompagnano i testi letterari della sorella. Ci tengo perché il libro lo merita in sé, e quindi è dovuto a Silvia per questo, ma anche perché credo che fornisca degli strumenti, insomma, per entrare nel mondo di Vittorio Sereni. Quindi un libro importante di per sé, per come è fatto, cercherò di darne brevemente qualche idea, insomma, ma anche al di là di questo, per gli spunti e i suggerimenti che ci vengono. Io ne coglierò uno o due proprio, no, non di più. Ora, questo libro è uscito l'anno scorso, proprio nei giorni in cui Silvia Sereni era mancata. E quindi la prima lettura è stata una lettura in qualche maniera sull'onda di uno shock, di un trauma. Ecco. E questa lettura, diciamo pure drammatica, si poteva anche appoggiare subito su delle parti del testo che ci veniva tra le mani in quei giorni. Perché il libro, prima ancora di cominciare, in epigrafe ha quei versi della spiaggia, che è stata la poesia che è stata spesso citata anche stasera, che comincia con i morti, no? E poi finisce con parleranno.
È un luogo cruciale del Novecento, è uno dei punti più alti, io credo, in assoluto di tutto il Novecento, ma non lo è in quanto testo a sé stante soltanto, ma perché questa straordinaria affermazione finale, il carattere affermativo di questo verso finale, giunge dopo un attraversamento della negazione, e quindi la potenza dell'affermazione scaturisce anche dall'attraversamento della negazione, di cui la straordinaria raccolta del 65 è la testimonianza. Dicevo appunto, questa epigrafe ci richiamava subito il tema dell'assenza, no? Che in quel momento ci colpiva direttamente. Non solo, ma all'interno del libro ci sono dei passaggi molto significativi che in un contesto di memorie, di ricordi estremamente piacevole, estremamente godibile, dal tono affabile, quasi una conversation piece, no? Direbbero gli inglesi, però ci fa meditare. E per esempio a pagina 16, quando parla dei personaggi che costituiscono, diciamo, i ritratti, la galleria dei ritratti del libro, che vanno da soldati a Bertolucci, da Anna Banti a Fernando Bandini, Egidio Torres, Giorgio Cusatelli, eccetera. Lui, nella premessa, Silvia ci dice qualcosa che è importante. Dice: ad accomunare questi personaggi c'è anche un altro particolare non da poco, cioè che non sono più tra noi. Fanno parte di quel, citazione, mondo grigio e impalpabile, chiusa citazione, della regione in cui dimora la folla sterminata dei morti, è un'altra, citazione, di cui scrive Joyce nel più famoso dei racconti dublinesi. Ecco, qui c'è, no? Siamo immersi in un'atmosfera che è quella del finale di The Dead, e quasi, no? Che dal Magra si passa allo Shannon improvvisamente in questo scenario, però diciamo, questa presenza dei morti all'inizio del libro, cioè, non poteva no, non colpirci, e d'altra parte è un tema che, come la stessa Silvia Sereni poi riprende più avanti attraverso delle citazioni di Giovanni Raboni, sta un po' all'origine della necessità anche di questo libro, cioè di affermare questa comunanza dei vivi e dei morti. Quindi non solo nostalgia, quindi non solo sguardo retrospettivo nostalgico, ma uno slancio, no, di riappropriazione, come dirà poi, anche verso il futuro, proprio come nel finale della spiaggia veniva affermato, parleranno. E quindi diciamo, però, questa è un po', come dire, la chiave di lettura che veniva immediata e spontanea l'anno scorso, quando abbiamo scorso queste pagine. Così, diciamo, in quel momento predominava il tema dell'assenza, si potrebbe dire, però in realtà, riletto anche a distanza di un anno, questo è un libro di intensissime presenze, è una specie quasi di coro, è un album, si potrebbe dire, di famiglia. Dico album anche proprio perché, no, era consuetudine in certe vecchie case borghesi di tenere un album in cui si appuntavano non solo versi, ma anche ritratti, no? Delle persone, no? E quindi questo è un libro abbastanza straordinario e assolutamente controcorrente rispetto agli standard dell'editoria a cui siamo abituati, proprio per questo carattere, diciamo, familiare. Però sbaglierebbe chi, diciamo, interpretasse questo libro di Silvia Sereni solo come una galleria di personaggi illustri, no? Che ci sono protagonisti assoluti della cultura del Novecento italiano. Però in realtà, se guardiamo poi e scorriamo le pagine, troviamo anche personaggi che illustri non sono, che semplicemente fanno parte della cerchia familiare, e questo è perché l'ottica, la prospettiva da cui muove Silvia Sereni è una prospettiva appunto che direi proprio domestica, cioè familiare. Ci familiarizza con queste persone, non sono dei ritratti, non c'è niente in questi ritratti di retorica o di magniloquenza. Ecco, e questo, proprio in questa chiave, devo dire, i disegni di Giovanna
si accompagnano benissimo alla qualità dei testi di Silvia, perché anche questi sono in qualche maniera ritratti familiari, no? Di persone che ci sarebbe piaciuto conoscere, no? E parlare più che ammirare, eh? No? Più che ammirare. E quindi è il ritratto di una comunità, diciamo. Un'altra caratteristica di questo libro è la discrezione, no? In questo evitare la retorica, Silvia ha anche evitato di dare rilievo a se stessa, ma anche a Vittorio Sereni, perché Vittorio Sereni in realtà è sempre sullo sfondo, quindi in un certo senso c'è sempre, perché è il magnete che un po' aggrega questa comunità, però non compare come ritratto a sé stante, quindi sullo sfondo. C'è semmai un punto, e lo trovo molto significativo e anche divertente del modo in cui Silvia accenna a suo padre, in cui racconta di un episodio familiare, cioè che Maria Luisa, la moglie, e le figlie discutevano di versi di Stella Variabile, no? E a un certo punto la Maria Luisa dice: ma chiediamo, no, a Vittorio, anzi mio padre dice Vit, abbreviato familiarmente, dice: ah, Vittorio, ma questo verso significa questo, no? E dall'altra stanza, nella stanza contigua al salotto dove Sereni lavora, lui dice: anche. Ecco, questo anche è tutto un programma, no? È laconico, e lo trovo perfetto. Questo è uno dei pochi punti, diciamo, in cui Silvia lascia parlare direttamente il padre, con questo anche che viene dall'altra stanza, dalla stanza accanto, direbbe Garboli, il quale pure è ritratto en passant. In questa raccolta, simpaticamente, ma non senza ironia, diciamo. Ora dicevo, che cos'è che regge insieme questa comunità e quindi tiene insieme anche le fila di questo libro? Io credo che si può usare una parola sintetica, che è quella di ethos, no? Ethos, tra due, diciamo, possiamo, come dire, sintetizzarne un po' i significati su due livelli. Il primo è quello ovviamente dell'etica, quindi un'etica comune, e l'altro è quello delle abitudini, no? Il margine basso, diciamo, questo delle abitudini esistenziali, quella di una comunità che si incontra ciclicamente la domenica, ma anche all'ora di pranzo. Perché allora usava magari fare l'interruzione all'ora di pranzo e quindi andare a pranzo insieme, spesso a casa, che vive di questa ritualità, che poi ha un suo centro fondamentale in Bocca di Magra, cioè quindi in un posto di vacanza dove c'è un continuo scambio di conversazioni, di esperienze, semplicemente di vita comune che caratterizza quella comunità. C'è un punto che vorrei citare brevemente, in cui parla di questa comunità in termini, secondo me, con cui ci dà la chiave di lettura del libro. Ripensandoci ora a distanza di tanto tempo, mi sembra di poter affermare che allegare le persone dell'ambiente culturale di cui mio padre faceva parte era un'amicizia, una vicinanza, fatta non solo di affinità di abitudini, di simpatia umana, di opportunità, di tratti comuni, ma anche di condivisione di idee, di visioni, di desiderio di progettare un futuro non soltanto individuale. Era una generazione di uomini e donne tra i 30 e i 40 anni appena uscita dalla guerra che pensava come costruire un mondo migliore. Ecco, infatti, un mondo migliore si chiama proprio così il libro di Sereni. Quindi c'è questo aspetto della progettualità condivisa che lega queste persone, che, diciamo, rinsalda l'amicizia tra di loro in un dibattito che è anche un dibattito di idee. Qualcuno potrà dire che è un atteggiamento nostalgico questo, no? Ma
Sì, però diciamo è tutto soffuso di ironia anche e non mancano anche dei passaggi, secondo me, ironici che ci fanno un po' capire come Silvia abbia vissuto, diciamo, direttamente i cambiamenti della società attraverso, come dire, la specola dell'editoria, dell'industria culturale. E questa è una ironia che lei lascia trasparire senza forzare mai la mano, ma sì, anche qui, come in altre occasioni, si manifesta attraverso un cenno volante, en passant, in cui, per esempio, parlando degli anni in cui la Mondadori passa di proprietaria, dice a un certo punto racconta che i funzionari della casa cominciarono a tagliarsi i baffi, cioè cominciarono a sparire i baffi dalle facce delle persone, perché si era saputo che non erano graditi al cavaliere. E quindi, diciamo, già in questa notazione, in questa forma di conformismo, ma più che altro di servitù volontaria, no? Come avrebbero detto in altri tempi, lei coglie un passaggio dei tempi attraverso questa assenza dei baffi, improvviso, questo sparire dei baffi dai funzionari mondadoriani. Ecco, a me tutte queste cose piacciono molto perché appunto è una conversazione amabile ma non senza punti di ironia che ci rievoca tutta una comunità di cui Sereni è stato parte, ma diciamo dal basso, ecco, senza volontà di fare monumenti a questi che pure, per dire, pensiamo autori come Gito Tortes, pintori, no? Che sono stati effettivamente dei pionieri e dei protagonisti. Quindi, questo mi sembra uno degli elementi caratterizzanti questo libro su cui, cioè, mi volevo soffermare. Un'ultima notazione, ovviamente, non può non riguardare Franco Fortini, mi scuserete se estraggo proprio questo, ci sono tanti passaggi memorabili in questo libro, ma ovviamente visto da dove parlo, mi sembra naturale concludere su Fortini. Del resto, Clelia e anche Giulia hanno già evidenziato la profondità di questo rapporto, no? Qui, se Emma lo fa di nuovo scorrere, volevo far vedere il ritratto di Fortini che ha fatto Giovanna, per soffermarmi brevemente su un particolare. Eccolo qua, come vedete Fortini è con la sua Olivetti e degli aeroplanini di carta. Questo allude appunto a un passaggio del libro, e non solo del libro, ma anche di Un posto di vacanza, in cui si parla di spifferi di carta. E sulle ali di questi aeroplanini, di uno di questi aeroplanini, sono riportati i versi di un noto epigramma di Fortini del 54 a Sereni, in cui location, diciamo, è appunto Bocca di Magra, questo epicentro di tutta questa comunità intellettuale, che è Sereni, esile mito, che non è semplicemente una citazione da Fortini, ma è anche una citazione da Sereni, perché questi versi poi compaiono, no, proprio nella prima parte di una stella variabile. Qui, ecco, vorrei agganciare una due considerazioni. Se si legge l'insieme di quel testo del 54, o dalle lettere, o immancabile, diciamo, strumento sereniano che è l'edizione Isella, si vede come quella composizione fosse in realtà una composizione molto più lunga, diciamo la forma che conosciamo dall'Ospite in grado, dal libro degli epigrammi di Fortini, è la forma abbreviata, e devo dire ne guadagna, sinceramente, ad essere abbreviata, però chi la legge nel suo sviluppo capisce che non è un vero epigramma, in sostanza, per dirla in soldoni, ma è un'allocuzione, o diciamo meglio, un dialogo con Sereni, con tanto di citazione da Orazio, eccetera, eccetera, che secondo me bene ha fatto Fortini poi a eliminare.
quindi un gioco di citazioni dentro le citazioni, no? Ma perché sottolineo questo? Se volete una notazione banale, ma perché lo dice lo stesso in una lettera a Sereni. Dice: guarda che quando io scrivo epigrammi, però Conte, se si va a vedere bene, non mi riesce, no? Non sono contento, cioè non era soddisfatto degli epigrammi che scriveva. E perché, mentre con altri erano così pungenti, la forma breve era così caustica e penetrante, invece con Sereni questo non avviene, perché hanno piuttosto questi epigrammi la forma del dialogo. Anche uno degli ultimi, come ci siamo allontanati, cosa tetra e bella, anche quello è un dialogo più che un epigramma, se guardate bene. Perché è così, perché questo rapporto era un rapporto di dialogo e soprattutto non si capisce se dietro la scorza, anche burbera e anche irascibile, di Fortini non si cogliesse l'affetto che c'era, che Fortini aveva per Sereni. Questo è un dato di cui sono testimone, ma diciamo potrebbe riguardare solo la biografia, ma in realtà si riflette, credo, in profondità nel loro rapporto, che Silvia di nuovo ha inquadrato, secondo me, perfettamente quando scrive. Erano veramente amici Fortini e mio padre, forse per mio padre il suo miglior amico in assoluto, eppure erano l'uno l'opposto dell'altro. Per questo Fortini era, anche metaforicamente, l'uomo dell'altra riva, la voce che arriva dalla parte opposta del fiume attraverso spifferi di carta nel poemetto di un posto di vacanza. Politicamente non si trovavano di certo su sponde opposte, entrambe erano di sinistra. Ma per mio padre essere di sinistra era soprattutto una mentalità, una visione, per Fortini una militanza impegnata. Ecco, credo che qui con pochi tratti Silvia ha accolto l'elemento di complementarietà che diciamo è alla base del rapporto tra Fortini e Sereni. Effettivamente era difficile immaginare due persone così diverse per chi le ha conosciute. Però, diciamo, c'era alla base una profonda stima, un profondo affetto. E concludo, l'ora è tarda, mi sembra che tralascio altre citazioni che mi ero così appuntato, per dire, come testimonianza, insomma, mia, ma anche degli altri allievi, chi ha avuto occasione di sentire Fortini a lezione, sa benissimo che Fortini sapeva a memoria tantissimo, se non tutto, Sereni. Lo citava spesso e volentieri, no? Ma questo sarebbe anche banale a dirsi, se non che diciamo, la postura, l'atteggiamento di Fortini dopo aver citato questo era diverso da di tutti gli altri. Cioè, diciamo, l'atteggiamento di Fortini è un atteggiamento, lo sappiamo bene, antagonistico rispetto ai propri oggetti di discorso. Il suo primo istinto, questo anche a lezione, questo anche nelle conversazioni e nelle osterie serenci di cui parla in Composito Solvante, emergeva immediatamente la tendenza alla decostruzione dell'altrui poetica, dell'altrui ideologia, quindi a una certa aggressione critica del proprio interlocutore. Mentre quando citava Sereni, poi si fermava e faceva una pausa. E nell'espressione c'era qualcosa che si potrebbe sintetizzare così: con questo non ci si fa, cioè non c'è verso, è troppo bravo, no? Mi viene meno la capacità critica. Ecco, quindi con questa interpretazione dei silenzi di Fortini dopo aver citato Sereni, io concludo e ringrazio tutti. Grazie, grazie Luca che conclude su questo ricordo molto bello e molto significativo che come dire, si inanella con i ricordi di Un mondo migliore di Silvia Sereni, un libro di cui tu hai estratto qualità come appunto la discrezione, l'intelligenza, l'ironia che sono qualità di Sereni stesso e anche tue. E
Io non so, ecco, se farebbe molto piacere, ma non voglio neanche essere, come dire, invadente, se Giovanna Sereni ha piacere di prendere la parola. Intanto anche solo la sua presenza è un regalo, ma se vuole naturalmente può parlare, commentare. Solo per dire che vi ringrazio moltissimo, sono molto contenta dell'attenzione che c'è ancora per mio padre e anche grazie per aver parlato del libro di Silvia in modo così bello e esaustivo. Per cui grazie a Luca, grazie a Giulia e Clelia che con molta generosità continuano a dare il loro aiuto all'archivio di Vittorio Sereni. Grazie a voi che avete organizzato questo bell'incontro e basta, mi fermo qua. Grazie. Dunque, in effetti l'ora è abbastanza tarda. Questo è il momento in cui di solito si dice se qualcuno ha delle domande, dei commenti da fare, eccetera. Bene, forse un po' l'orario, ma un po' anche la ricchezza, la densità, ecco, delle cose che abbiamo sentito è sufficiente, più che sufficiente, direi, per la riuscita di questo incontro che è stato molto bello, in cui abbiamo sentito sia delle nuove acquisizioni, insomma, delle nuove idee su Sereni e sul commento ai suoi testi, sia sull'interpretazione, insomma, dei suoi testi e dei suoi libri, e che ci ha consentito anche poi di passare in rassegna l'opera avendo sullo sfondo la figura dell'autore, senza la quale un'opera come quella di Sereni non si arriva a capire e apprezzare fino in fondo. Leggo qui in chat i messaggi dei colleghi, degli amici Anna Dolfi e Roberto Motta, che ringrazio e saluto insieme a tutti molti amici di cui ho visto i nomi, colleghi e anche allievi di cui ho visto i nomi nell'elenco dei partecipanti. Bene, bene, allora grazie ancora a tutti. Grazie ancora a tutti. Per quanto riguarda le attività online del Centro Fortini, per chi lo desidera, diamo appuntamento a giovedì prossimo, al 3 dicembre alle 21, quando nell'ambito del ciclo di Extrema Ratio organizzato dal Dipartimento di Filologia e Critica, ci sarà un incontro, diciamo, in collaborazione col Centro Fortini, dedicato a Carlo Bordini, scomparso di recente, autore di cui l'archivio del centro conserva un fondo. Grazie ancora e auguro a tutti buona serata.